Dalle strade di Chicago alle galassie lontane, il film Jupiter, il destino dell'universo, narra la storia di Jupiter Jones, che risulta predestinata a grandi cose. Diventata adulta, si ritrova in un'amara realtà. Solo quando Kane, un cacciatore ed ex militare geneticamente modificato, arriva sulla Terra per rintracciarla, la donna comincia a vedere il destino che l'aspetta. Il cast con Eddie Redmayne, Channing Tatum, Mila Kunis, Lana Wachowski ha calcato il tappeto rosso a Los Angeles. Ero un po' preoccupato perché non ho una fervida immaginazione. Ero un po' in allerta sull'ipotesi di trovarmi in uno schermo verde o di sentirmi come inibito. Poi invece c'è stata una liberazione. Io e Channing volevamo girare una cosa insieme ed è uscito questo film di fantascienza con i Wachowski, una cosa che chiunque avrebbe gradito girare, fantascienza dura. Mi sono appassionata alla cosa. La regista, Lana Wachowski, ha detto che questo particolare universo è stato ispirato da una ricerca interiore di identità. Pensavo alla natura di casa. Ero stata 10 anni in giro per lavorare alla trilogia e poi stranamente ho letto L'Odissea e ho guardato Il Mago di Oz. Pensavo che erano due storie che parlavano di casa in relazione all'identità, al senso dell'identità e gli spostamenti, quello che ritrovi quando torni a casa. Jupiter possiede il marchio genetico che la contrassegna come discendente di una straordinaria eredità in grado di alterare l'equilibrio dell'intero cosmo. Il film è già in distribuzione anche in Italia. You've been searching for one thing your whole life. And she's down there.